Tutti gridavano affinché tacesse, ma egli gridava ancora più forte e diceva: abbi pietà di me, figlio di Davide, abbi pietà di me, figlio di Davide. Lo dobbiamo dire continuamente: abbi pietà di me, Signore, perché non faccio la tua volontà al 100%, perché non ti amo per come è giusto amarti, perché non metto in pratica la tua parola come tu vuoi. Questo facciamo, fratelli, nel nome di Dio. Anche noi dobbiamo dire: abbi pietà di noi. E dobbiamo gridare sempre più forte ogni volta, sapete, nel nome di Dio. Gridare ancora di più. Allora egli, gettando il suo vestito, si aspettò di su. Che vuoi che io ti faccia? Cosa hai di bisogno? Qual è il tuo problema? Cos'è che stai aspettando? Cos'è che ancora, gloria a Dio, non perviene nella tua vita? Gloria a Dio, perché ancora non è cambiata quella situazione? Perché ancora è tutto fermo? Perché il Signore ancora non interviene? Perché il Signore ancora non lo fa momentaneamente? Queste sono domande che magari ci facciamo, ci poniamo sempre, gloria a Dio, quando un qualcosa non avviene, gloria a Dio. Ma noi crediamo con quella fede che ha avuto per Geso, gloria a Dio. Noi cerchiamo di toccare il letto della sorella che ha fatto quella donna. Noi abbiamo la stessa fede di quel centurione. E tanti altri, gloria a Dio, gli uomini non erano nominati appena tre. Noi gridiamo a lui, gridiamo veramente con tutto il cuore, a spacciatore, gloria a Dio, oppure gridiamo alle nostre labbra perché abbiamo paura che qualcuno ci ascolta, che qualcuno ci vede, gloria a Dio, perché c'è anche questo problema. Naturalmente noi ce la fede, abbiamo la fede.